La vita qui a Viareggio stamattina è una vita particolare. Viareggio sembra una città che ha subito un bombardamento, perché tutta la zona della stazione, la zona limitrofe, sono chiuse al traffico, sono delle strade, una addirittura è scomparsa addirittura la strada, perché sono cadute, qui vedo un animaletto morto, delle palazzine. Sì. Quindi no, i vigili non sono ancora andati, i vigili urbani non sono ancora riusciti a entrare perché ancora c'è fumo da tutte le parti. E quello che pensiamo noi, che purtroppo non sono 13 morti, ma saranno molti di più, anche perché mi dicono che tutti quelli che hanno portato via, trasferiti nelle altre città, grandi ustionati, sono proprio messi malissimo. L'esplosione è avvenuta in prossimità di un grosso cavalcavia. È percorribile? Stanotte allora, è stato chiuso? Il cavalcavia è percorribile, perché l'esplosione è venuta, diciamo, 150-200 metri prima. Diciamo che dalla stazione del cavalcavia ci sono circa 500 metri. Sì. A metà è avvenuta l'esplosione. Okay. Però non è stata un'esplosione normale, perché prima il gas si è propagato da tutte le parti, poi è esploso dopo, quando ormai il gas aveva invaso un po' una zona, io dico nel giro quasi di 700-800 metri, per una larghezza di 300-400. Diciamo che prima c'è stata una prima esplosione, il gas è fuoriuscito, ha invaso le strade adiacenti, poi dopo alla seconda esplosione senz'altro una scintilla ha innescato la miccia che ha fatto esplodere tutto il gas. Infatti qui abbiamo la pubblica assistenza di Viareggio che è molto vicina, il gas ha invaso il garage e poi l'esplosione ha distrutto quasi tutti i mezzi e quasi e tutto il garage, via. Lei mi conferma che la Croce Verde è stata abbattuta addirittura dall'esplosione? No, non è stata abbattuta, solo il garage è stato distrutto, però i piani alti sono agibili, infatti stanno tranquillamente, tra virgolette, lavorando anche i volontari della Croce Verde, perché anche per loro tutta la notte sono intervenuti. Sono stati evacuati, diciamo, nel giro di 300 metri dalla ferrovia, 300 metri al lato ovest e 300 metri al lato est, per una lunghezza di circa 800 metri, perché ci sono ancora dei carri che potrebbero contenere del gas, però ora li stanno mettendo tutti in sicurezza, qui stanno continuando, io sono proprio davanti, stanno continuando a lavorare i vigili del fuoco, quindi penso mezzogiorno l'una dovrebbero aver messo in sicurezza tutto, io penso che potrebbero anche far rientrare la gente. Visto stanotte al buio le cose sembravano ancora più catastrofiche, visto con la luce certo. È logico, c'è un'altra visione. Nell'arco dell'esplosione quello che si può vedere, cioè i vari esercizi commerciali, le automobili, in che stato sono? Allora, tutti quelli che erano nella zona all'esplosione sono stati distrutti. Non, esercizi commerciali non ce ne sono tanti, perché proprio nella zona qui dove c'è stata proprio l'esplosione ce ne sono pochi, una decina. C'è un grande supermercato che ha avuto dei danni, però è un po' più spostato verso il cavalcavia di cui si parlava prima. Sì. Quindi esercizi commerciali non sono, sono stati distrutti tutti i mezzi che erano parcheggiati, perché le strade avevano anche dei parcheggi, quindi tutti i mezzi parcheggiati. Tra l'altro un ragazzino è morto in una macchina riparcheggiata lì da poco da sua madre.